Il fine ultimo delle mie esplorazioni è questo, ascoltando le poche tracce di felicità che ancora si intravedono, ne misuro la luce. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi abbuzzare lo sguardo sulle fiore vicino a casa. Questa parte del Gran Canyon contiene le carte delle terre promesse, visitate nei pensieri ma non ancora scoperte o fondate. La nuova Atlantica, l'utopia, la città del sole, oceani. Tu che esplori intorno, saprai bene verso quali di questi futuri ci spingono i vecchi provinzi. Per questi porti non saper tracciare la rotta sulla carta, né fissare la data sulla prova. Alle volte mi passa uno scorcio nel bel mezzo di un paesaggio, un attimale di luci nella neve, il dialogo di due passanti, per capire che partendomi di qui metterò assieme la città perfetta, pezzo a pezzo. Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più brava, ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercare. Nel mio Atlante ci sono anche le carte delle città che minacciano negli incubi e nelle maledizioni. E non Babilonia, Yahoo, Brevi, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. Tutto è inutile. L'inferno degli neri non è un qualcosa che si ha. Se ce n'è uno, è quello che è già detto. È quello che abitiamo tutti, che formiamo stare insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a muovere, accettare l'inferno e diventarne parte fino a non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. E farlo durare, e dargli spazio. E farlo durare. E farlo durare, e dargli spazio. 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 Thank you.
mio figlio. E pure invece mia figlia. Sì, è uno dei ragazzi qui. Sì, quel ragazzo lì, Johnny. Come si chiama? Johnny.